non ci occupiamo della diffusione delle invenzioni, ma ci occupiamo della diffusione dell'innovazione, perché dietro all'invenzione l'innovazione per viaggiare e per continuare a esistere ha bisogno di uno sfruttamento commerciale. Mi chiamo Cabiro Cautela, insegno al Politecnico di Milano Design Management e Gestione dell'Innovazione e sono in questo momento qui per parlare di quello che è il tema della diffusione dell'innovazione. Il tema è centrale sia per quanto riguarda gli uffici marketing, i manager di marketing, sia per quanto riguarda chiaramente gli agenti di vendita e le direzioni commerciali. Quando si parla di diffusione dell'innovazione si cerca di capire quali sono i principi, quali sono le logiche attraverso cui un'azienda adotta un tipo di prodotto nuovo, adotta un tipo di applicazione nuova o adotta una pratica manageriale nuova. Quindi è chiaro che c'è un interesse principale in questo tema sia da parte dei direttori marketing sia da parte di quelle persone che sono in qualche modo investite nei gangli delle reti di vendita e nella gestione dei processi commerciali. Il tema della diffusione dell'innovazione è un tema moderno in quanto l'innovazione è un tema moderno. Non esiste impresa, non esiste organizzazione sociale, no profit che appunto non cerchi di innovare le proprie pratiche, i propri prodotti, i propri servizi. Quindi in qualche modo ci occupiamo di capire perché la reason to buy, se vogliamo, quindi la ragione per cui un'organizzazione può comprare e quali sono poi anche le spinte esterne che hanno a che fare con la rete di soggetti con cui le organizzazioni interagiscono e anche la cultura in cui l'organizzazione è immersa per capire se o meno un'organizzazione può adottare un'innovazione sia in termini di prodotti sia in termini di servizi.